la conduttrice televisiva Caterina Balivo si è concessa ad un'intervista con Vanity Fair. Ha rilasciato le sue dichiarazioni in un modo innovativo, ovvero collegandosi in diretta Instagram sul canale ufficiale del magazine. Ha toccato decisamente numerosi argomenti, spiccano tra i tanti come sta vivendo la quarantena, in che maniera riesce a gestire i figli, come procede con il marito Guido Maria Brera e come sono stati gli ultimi giorni a lavoro col programma Vieni da me. Caterina ha comunque ammesso che, nonostante il periodo sia molto negativo a causa dell'emergenza coronavirus, ne sta approfittando per trascorrere più tempo con la sua dolce metà e i figli. Inoltre, è impegnata anche con il format social My Next Book proprio insieme al coniuge. Su questo format ha detto, prossimi ospiti saranno Gianrico Carofiglio e Paolo Genovesi. Ma siamo coperti fino a dopo Pasqua. E pensare che all'inizio credevamo di non riuscire ad avere persone da ospitare. Punto ed ancora, la prima settimana è andata molto bene. Avevo in mente di fare una cosa con mio marito da parecchio, ma con le vite frenetiche che abbiamo non avevamo mai tempo. Ora invece c'è. Addirittura pranziamo assieme tutti i giorni, cosa che non facevamo da tempo. La Balivo si è poi soffermata sugli ultimi giorni lavorativi in Rai, ero molto provata da cose che mi sono successe in modo indiretto. Cose che rimarranno private. Non era facile fare battute e ridere. La presentatrice TV ha aggiunto in merito, un giorno sono crollata, poi il programma ha chiuso. Successivamente spazio ai figli, Cora, che ha 2 anni e mezzo, continua a chiedere perché non andiamo al parco, eccetera. Mio figlio Guido Alberto di 7 anni lo ha capito subito. Lui vuole avere una data, vuole sapere quando tutto finirà. Lo distrugge questa cosa, è il mio compleanno il 29 maggio? È il mio campionato di calcio? Le chiede insistentemente. Le sue ultime parole a Vanity Fair hanno fatto riferimento a ciò che succede all'interno della sua casa, a volte sono isterica. Vorrei che la casa fosse più in ordine. Io sono molto ordinata e su queste cose sto svalvolando, ha concluso Caterina Balivo spiegando quindi come sta procedendo la quarantena anche da un punto di vista delle faccende domestiche. La donna si augura ovviamente di ritornare presto alla normalità, anche se ha confermato che ci sono lati positivi del restare obbligatoriamente a casa.